Buongiorno a tutti e ben trovati per una nuova puntata di Show Cooking al ristorante. Quest'oggi ci troviamo a Dobbiaco, in Alta Pusteria. Siamo in compagnia di Enrico Comini, proprietario dell'hotel Union e del ristorante Bistro Union, e degli chef Leonardo Ciarrocchi e Maurizio De Gennaro. Buongiorno. Come da scaletta, come sapete, iniziamo dagli chef che praticamente andranno a prepararci il piatto che ci delizierà a fine trasmissione. Che piatto ci prepara oggi? Oggi prepareremo uno zoto allo zafferano e asparagi con verdure julienne cotte a bassa temperatura, olio a finire del burro mantecato alle erbe e olio evo in cottura. Benissimo, allora li congediamo, auguriamo buon lavoro e noi ci trasferiamo in cucina. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti alla cucina del Bistro Union. Oggi andremo a preparare l'orzotto allo zafferano con verdurine e asparagi. Qui abbiamo l'orzotto già presaltato con del burro di malga alle erbe, gli asparagi anche essi scottati, cotti a bassa temperatura, anche le verdurine tagliate a julienne cotte a bassa temperatura, del grana per la mantecatura e dell'olio evo al limone. E per finire dei germogli di crescione. Bene, inizio con la preparazione. Vado a inserire l'orzotto. La mia casseruola, allungo con del brodo vegetale, porto a bollore per 4 minuti di finiture all'incirca. Faccio rilasciare l'amido all'orzo. Questo mi servirà, mi aiuterà anche nella mantecatura. Fuoco spento. Vado a mantecare col nostro burro alle erbe di montagna. Del grana, lasciandolo sempre un po' più blando come densità. Prima di impiattare, un attimo di riposo. Riposare un attimo il mio orzotto, le verdurine come accennava lo chef sono state precedentemente cotte a bassa temperatura,
mi serviranno per finire il piatto. Okay. Procedo con l'impiattamento dell'orzotto, che ho mantecato e lasciato riposare. Vado a mettere nel centro le nostre verdurine julienne. Punte di asparago. I miei germogli di crescione. Completo il piatto con un giro d'olio Evo aromatizzato al limone. Eccoci, siamo con Enrico Comini, che è il proprietario del ristorante Bistro Union qui a Dobbiaco. Buongiorno Enrico. Roberto, buongiorno, buongiorno telespettatori. Allora, questo è un ristorante praticamente nuovo. Quando è stato aperto? L'abbiamo inaugurato nel 2018, pre-pandemia, e adesso stiamo avendo un buon successo. Abbiamo più o meno una trentina di coperti al giorno e abbiamo una cucina altoatesina alpina, però rivisitata in chiave mediterranea. E a tal riguardo siamo anche specializzati per allergie e soprattutto per la celiachia. Infatti siamo certificati dall'Associazione Italiana Celiachia. Benissimo, il ristorante è nuovo, però c'è un'esperienza di base di lunga data. Ecco. Esatto. Noi comunque l'hotel ce l'abbiamo dagli anni 50, dove mio nonno ha fondato tutto, e questa ultima nostra esperienza è questo bistrò, che l'abbiamo aperto da poco, ma ci sta dando grandi soddisfazioni. E all'interno del bistrò abbiamo una cantina molto ben rifornita, con più o meno 400 etichette, dove potete trovare le migliori eccellenze del territorio, quindi altoatesino, ma anche toscani e vini francesi. Benissimo, ricordiamo che il bistrò ristorante Union appunto è aperto anche al pubblico esterno, non soltanto ai clienti dell'hotel, per cui vi invitiamo magari a prenotare, alla prenotazione. Dicevamo che la cantina è ben fornita, voi potete soddisfare anche i clienti più esigenti per quanto riguarda, con 400 etichette, direi che è sufficiente. E soprattutto siamo in continuo aggiornamento, cioè i nostri vini cambiano di anno in anno, aggiorniamo la carta e cerchiamo anche delle selezioni particolari che non si trovano neanche sul mercato. Benissimo, Enrico, vogliamo dare il sito internet per poter accedere e vedere tutti i dati? Noi abbiamo il sito internet, che è www.bistrounion.it, dove trovate tutte le informazioni e anche la tipologia, la nostra filosofia di cucina, e potete contattarci in qualsiasi momento. Benissimo, allora noi adesso andiamo ad attendere gli chef in modo tale da poter vedere e assaggiare anche il piatto che ci hanno preparato. Eccoci, siamo al termine di questa puntata, il nostro chef Leonardo ci presenta il piatto, ripetiamo di cosa si tratta. Certamente, oggi abbiamo preparato un orzotto allo zafferano ed asparagi con verdurine julienne cotte a bassa temperatura, mantecato con del burro alle erbe di montagna e il tutto alla fine condito con dell'olio Evo al limone. Benissimo, allora qui abbiamo il nostro Matt Agostino. Che vino possiamo abbinare? Abbiamo abbinato un Gewürztraminer, che praticamente è zona Cortaccia, Alto Adige, sulla strada del vino. È un gusto molto persistente per quanto riguarda lo zafferano, con gusto deciso, e dell'asparago. Benissimo, allora vogliamo fare un brindisi? Proprio per suggellare questo evento. Perfetto, allora cin cin a tutti, salute, cin cin. E vi aspettiamo al Bistrò Union qui a Dobbiaco per la stagione
estiva, autunnale e invernale, chiaramente, esatto. Sperando. Cin cin. Saluto a tutti. Grazie.